In questo video vedremo la preparazione del dolce classico per eccellenza di Pasqua, la colomba tradizionale. Gli ingredienti per la colomba sono 413 g di farina 00, 38 g di latte, 20 g di lievito di birra, 105 g di acqua tiepida, 113 g di burro, 113 g di zucchero, 3 g di sale, un uovo. Gli ingredienti per la decorazione: 100 g di ovetta, 50 g di mandorle, granella di zucchero. Per la glassa: 50 g di mandorle ridotte a farina, 2 albumi, 80 g di zucchero a velo. Iniziamo stemperando in una ciotola 38 g di latte tiepido con il lievito di birra. Aggiungiamo anche 38 g di farina 00 e mescoliamo. Copriamo con la pellicola per alimenti e lasciamo lievitare il tutto per almeno un'ora o comunque fino al raddoppio dell'impasto. Sgonfiamo il composto lievitato mescolando ed aggiungiamo 105 g di acqua tiepida con 75 g di farina 00. Mescoliamo il tutto, copriamo e lasciamo lievitare ancora fino al raddoppio o per un'ora. Riponiamo l'impasto nell'impastatrice e aggiungiamo 38 g di zucchero con 113 g di farina. Azioniamo l'impastatrice. Quando l'impasto sarà ben omogeneo, aggiungiamo 38 g di burro a temperatura ambiente tagliato a dadini. Finiamo di impastare fino a quando non otterremo un impasto elastico. Copriamo e facciamo lievitare l'impasto sempre fino al raddoppio. Una volta lievitato, riponiamo l'impasto nell'impastatrice insieme a 187 g di farina e 75 g di zucchero. Dopo che le polveri saranno ben assorbite, aggiungiamo l'uovo intero. Impastiamo bene ed inseriamo il burro tagliato a dadini, il sale e l'uvetta. Finiamo di impastare. Facciamo lievitare ancora fino al raddoppio. Trascorso il tempo, rovesciamo l'impasto sulla spianatoia e dividiamolo a metà. Una delle metà la inseriamo direttamente nello stampo per colomba. La seconda parte la dividiamo a metà e queste andranno a formare le ali della colomba. Prepariamo la glassa. Inseriamo i due albumi in una ciotola e man mano andiamo ad inserire le mandorle ridotte a farina insieme allo zucchero a velo. Mescoliamo fino ad ottenere una bella cremina. A questo punto prendiamo la cremina e la andiamo a spalmare sulla superficie della colomba. Dopo che avremo spalmato per bene, possiamo procedere con la decorazione, andando ad inserire le mandorle con la granella di zucchero. Inforniamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti.